Gentle Storm è una titolazione particolarmente evocativa per un artista di fama internazionale, Bellandi, che è per la prima volta qui a Sanremo. Ne parliamo con la curatrice Gioia Piquero. Sì, è la prima volta che ospitiamo qua a Sanremo Luca Bellandi, prima volta che qui in galleria. Gentle Storm è effettivamente un titolo evocativo, come è effettivamente la sua ricerca pittorica, la sua pittura, tutta la fresca, molto veloce, molto, si può dire, leggera. Com'è l'eterno femminino che delinei? Ma diciamo che l'immagine del femminile mi perseguita da anni, è sempre un'immagine da indagare, un'immagine bella da appunto da rivalutare sempre in continuazione. La linea femminile sia nell'abito che nel corpo sono comunque come un'eterna Venere che ritorna sempre e merita di essere indagata. Sono con due visitatrici della mostra per scoprire qual è l'opera che le ha affascinate di più. Indubbiamente questa, vabbè, perché io adoro il nero, quindi il contrasto nero-bianco, ma anche proprio. E poi mi domando perché solo il vestito, nessuna faccia, niente, dovrò chiedere Ma poi queste scritte, qualcosa di non detto, di detto. Idem quello bellissimo, quello rosso e sempre con lo sfondo nero. Che okay, quel vestito senza volto È mi intrigante. colpisce, sì. Sì, vorrei sapere da cosa deriva questa cosa. Chiederemo se c'è una centralità soprattutto nella parte del corpo alta e la mancanza assoluta di braccio, di viso, di gambe, sembra che sia ancora da terminare in alcuni punti. A me personalmente è piaciuto tantissimo l'opera con il vestito fucsia, anche perché sono stata catturata tempo fa proprio da questa opera esposta in questa galleria.